Avvocato, partiamo dal primo delitto, quello del 68. Diciamo che spesso al di là della pistola è stato ritenuto fuori, no, dai delitti poi quelli attribuiti al mostro. Secondo lei invece, diciamo, ci sono dei contatti? Certo, è il primo della serie. È il primo della serie perché la pistola è la stessa per cominciare. Ma non c'è solo questo. C'è anche tutto il delitto ha connotazioni che sono identiche a quelle successive. Intanto la scelta delle vittime. Una coppia che sta facendo l'amore nella fase preliminare alla penetrazione vera e propria, cioè qualcuno interviene per interrompere l'atto sessuale completo. E questo dà già un'indicazione di tipo psicopatologico che riguarda anche i successivi delitti. Poi la scelta del tempo, la notte, il lune, particolarmente scura, la macchina, il tipo di colpi sparati in un certo modo che aggrediscono, le figure dei due abitanti della macchina in un certo modo. E poi anche quello che si è detto da parte di molti, in questo caso, cioè nel primo caso, l'assassino non interviene sulla donna. E non è vero, perché la donna viene rivestita, gli vengono rimesse le mutandine, e viene composta in qualche modo. Cioè si fa quel che si farà anche dopo. Si cerca di nascondere l'oggetto della vergogna, l'oggetto di quello che questa persona psicologicamente disturbata, ma era gravissima fra l'altro, ritiene la pietra dello scandalo e viene rivestita per coprirla, per attenuare la visione di questo. Come si farà poi nel 74, invece si sottolinea la parte bucando la cute intorno, come si farà poi nell'81 quando si asporterà la parte. Quindi c'è cioè, modus operandi, l'occasione. Le vittime, la scelta del tempo e poi la stessa pistola, non si vede perché si debba ritenere che questa pistola è passata di mano, ma da chi, come, in che maniera? È un'assurdità. In presenza del bambino. La presenza del bambino è proprio l'elemento scatenante, che anche questo non è isolato. Come episodio, perché intanto ci sarà un omicidio doppio di fidanzati che non viene attribuito al mostro di Firenze e che è quello avvenuto a Lucca, dove la coppia aveva l'abitudine di portarsi dietro il bambino, un ragazzino della famiglia. Che quella sera non c'era per l'appunto perché c'era una specie di tempesta in giro. Era una notte terribile, insomma, pioggia, catinelle, vento, eccetera. E quindi c'è già questo episodio. Poi c'è l'episodio ultimo, quello ritenuto l'ultimo, non è l'ultimo affatto. Cioè dire quello avvenuto vicino a San Casciano, in cui la coppia di francesi
nella macchina aveva sul retro un sedile per bambini. Aveva collocato nei sedili posteriori, c'era questo sedile per bambini. Viene possibile di tenere, con tutta l'approssimazione del caso, ovviamente, perché non si può fare una diagnosi tipo psicopatologico senza avere sotto mano il soggetto. Una ipotesi, direi, attendibile è che questo uccida la coppia perché si espone. E quando si espone la coppia in presenza di un bambino, è quello che è l'elemento più scatenante per lui. Perché? Perché probabilmente ha vissuto un'esperienza del genere quando era bambino. Del resto, lo psichiatra, lo psicologo infantile ti dirà che queste persone, questi malati da un punto di vista psicologico ricevono un imprimatur a delinquere, a compiere situazioni delittuose intorno agli 8 anni. In seguito ad un'esperienza traumatica che li condiziona, ecco. Quindi bambino è perfettamente in chiave. Quanto poi al bambino 68 che si dice sia stato trasportato nella casa di quei contadini da chi aveva compiuto omicidio, anche questa è una enorme palla, perché il bambino immediatamente disse che si era allontanato da solo alla macchina, che la mamma e lo zio erano morti e che lui si era avviato da solo. Nel buio, facendosi orientare da una luce lontana, che era la casa di questo contadino, il quale aveva un bambino neonato che sbandava, come si dice, il giorno con la notte, piangeva ininterrottamente e teneva tutti svegli con la luce accesa e che aveva paura durante il tragitto, le foglie degli alberi si muovevano e lui per farsi coraggio si era messo a cantare la canzoncina La Tramontana. Ecco un particolare abbastanza impossibile, direi, quasi da inventarselo per un bambino. E quindi il bambino è andato per fatti suoi, tant'è vero che poi, quando arrivò la carabinieri a casa di questo contadino, e gli dicono portaci dove c'è questa macchina, il bambino li trova subito la strada e li porta dove la macchina ferma, dove ci stanno le due cadaveri, anche questo. Dice che lui la strada l'ha fatta solo, perché se fosse stata a cavalluccio qualcuno ce lo portava, non poteva certo ricordarsi la strada. Ecco. Un soggetto solo o più soggetti? È un soggetto solo, chiaramente. Questo si è sempre detto fino a un certo punto, fin quando non è maturata, in un modo assolutamente straordinario, direi un'elucubrazione di un magistrato, l'ipotesi delle persone, che è un'ipotesi surrettizia, come si dice noi altri avvocati, vale a dire è un'ipotesi che cerca di spiegare qualcosa che altrimenti non può essere spiegato, con un'ipotesi. Ecco, perché dico questo? Perché tutta la movimentazione del fatto, tutto il modus operandi, chiama in causa una sola persona. Come del resto
È abbastanza difficile, non impossibile. Ci sono dati dei casi in cui la coppia di persone piuttosto omosessuali, fra l'altro, Lucas e Toll erano omosessuali, avevano un rapporto fra di loro e avevano quella che da un punto di vista psichiatrico si chiama follia de. Ma a parte questi casi, sono rarissimi in criminologia, che due persone condividano lo stesso impulso psicopatologico, raro per fortuna, è piuttosto difficile, improbabile. A parte questa connotazione generale, dicevo, c'è tutto il resto. Ci sono momenti in cui, se ci fosse stata un'altra persona, si sarebbe vista in movimento, avrebbe fatto qualche cosa, e invece no. L'omicidio, per esempio, di Montespertoli. Lì si dice che il ragazzo si sarebbe messo lui alla guida e avrebbe tentato di fuggire. Non è vero, perché un certo Allegranti, che è uno dei militi della Croce d'Oro, che arriva a soccorrere e che porta via fra l'altro il ragazzo, non è ancora morto, benché sia in coma profondo. Poteva fare assolutamente niente. Dice che i cadaveri erano sul sedile posteriore, no? Non ci pensi. E lo dice anche l'autista dell'autoambulanza. Quindi è stato il mostro che si è messo alla guida. È stato lui che ha cercato di portare via cadavere della ragazza che lui credeva cadavere e che viceversa era stata colpita, sì, ma in forma non gravissima e che si dibatteva, si dimenava e cercò di portarlo via e facendo questa manovra con la ragazza che si muoveva, perse il controllo della macchina, finì nella cunetta e così via. Ora, se fosse stato un altro, tutto questo non sarebbe accaduto, si sarebbe svolto in maniera diversa. Ecco, quindi, poi è sempre così. Quando il francese fugge dalla tenda, fugge dalla tenda perché anche lui è vitale. Non c'è nessuno che lo aspetta fuori per freddarlo. E l'omicida stesso, il cosiddetto mostro che lo insegue e lo aggredisce all'arma bianca, da dietro, tagliandogli la gola e provando un fiotto di sangue che arriva fino a alle foglie e agli alberi. Ecco, insomma. Persona sola poteva essere però una persona che, diciamo, poteva rivestire un ruolo, Sì. ecco, perché ci sono testimonianze dei guardori, no, di questa persona vestita da poliziotto, tra l'altro alcuni credo siano stati, cioè, hanno fatto anche una morte. Ma c'è qualche cosa in più. La domanda è questa: come mai di fronte a una coppia di giovani, di cui un giovane, insomma, su 20 anni, 25, è in forza, pensiamo all'ultimo, il francese, ex centometrista, un ragazzo anche sportivo. Come mai nessuno si ribella e aggredisce?
La ragione è semplice. Quella che è il timore dell'autorità. L'omicida si avvicina alla macchina dopo in qualche modo avere rivelato, questa è l'ipotesi che faccio io, vero? Intendiamoci, però è un'ipotesi attendibile, dopo aver rivelato in qualche modo la sua istituzionalità, attraverso per esempio quella bolla azzurra che si tiene sopra la macchina, si è avvicinata alla macchina, la bolla azzurra, e chiede documenti. Questo, il ragazzo apre il finestrino e lui comincia a sparare. Dice, lucubrazioni tutte uscite dalla testa, mia in particolare, no, perché? Perché nell'omicidio del 74, dove viene uccisa questa coppia di ragazzi, si trova il libretto di circolazione della macchina caduto sul tappetino dell'automobile. Ora, questo libretto di circolazione si sa benissimo che si tiene sempre dentro quel certo cruscotto. E chi l'ha levato da lì, evidentemente, e poi l'ha fatto cadere, evidentemente l'ha tirato fuori perché qualcuno gliel'ha chiesto. No, non c'era bisogno di fare questo. Ma non è solo questo l'episodio, c'è un episodio ancora più illuminante. Nell'omicidio della Pia Rontini e dello Stefanacci, che è quello del luglio dell'84, il portafoglio del ragazzo risulta forato da parte a parte, forato da un proiettile che l'ha preso. Questo significa che questo portafoglio era in qualche modo esibito verso chi sparava. E che desideriamo fare il ragazzo? E poi c'è la faccenda dei vetri completamente frantumati. Il vetro da cui probabilmente si è sparato risulta sempre frantumato nell'automobile. Cioè un bucato. Frantumato completamente. Come mai? Una calibro 22, se tu spari contro un vetro, fa un buco. Più delle volte, qualche volta può anche frantumare, ma sarà una volta su due, su tre, su cinque, ma non tutte le volte. E allora che significato dà questa frantumazione? Frantumazione che è stata operata dall'assassino. Per evitare che si capisse che il finestrino era aperto. E per evitare quella conclusione a cui si arriva facilmente, finestrino aperto da chi? Aperto da questi ragazzi, dai ragazzo, per fare che? Ecco. Ecco come collima, no? La mancata reazione e l'uccisione ravvicinata, perché i colpi non sono a bruciapelo, però sono tutti ravvicinati. E poi c'è il discorso anche delle finte coppiette, no? Poliziotti, cioè capire qual era la coppietta giusta deve essere una persona, no? Che sapeva Sì, dove erano i colleghi in borghese. certamente, a parte questo, che fosse a corrente delle indagini, dei livelli delle indagini.
È abbastanza chiaro, risulta. Poteva essere un poliziotto, cioè non un semplice poliziotto, ma una persona anche con un certo livello, nel senso di ruolo. Penso fosse un poliziotto con attribuzioni e ruoli di servizio segreto. Questo lo dico perché sembrerebbe chiaro che questa persona sia stata protetta. E si protegge chi, se Dio ne guardi, viene preso, chissà quante cose racconta. E quanti altri omicidi. Tenendo presente, come ha scritto uno psicologo bravo della regione di Firenze, questo è uno preparato militarmente. Da cosa risulta questo? Da un semplice fattore. Non ha mai lasciato dietro di sé, salvo una volta, in coma profondo però, si morirà dopo poche ore, un ferito. Ha una determinazione omicida spaventosa. Guardi che è piuttosto raro questo, eh? Perché se uno va a vedere la storia criminologica di omicidi, di più persone, di coppie, eccetera, uno della Spagna c'è quasi sempre, individuo di una freddezza, di una ferocia, di una capacità omicida straordinaria. Uno che dice questo psicologo si trova in mezzo a 500 milioni di persone. Bene. E uno così può aver avuto anche un ruolo d'altro tipo. Quindi in questo, diciamo, in questo quadro Pacciani, Vannielotti, capri espiatori per, diciamo, indirizzare su altri fronti la questione. Pacciani, Vannielotti sono tre disgraziati capitati in mezzo a questa storia. 100.000 volte più grossa di loro, che erano tre vecchiotti di paese, alcolisti, tutti e tre. E Vanni l'ho conosciuto personalmente, lo so, la sua moglie nascondeva le bottiglie di vino, ma andava fuori a bere. E Pacciani, idem, e Lotti poi. Lotti era una specie di scemo del villaggio, intendiamoci. Lo prendevano tutti in giro. Presso una persona, il classico mezzo scemo, insomma, che uno sfotte, gli fece uno scherzo a San Casciano, era famoso per questo, a parte che era famoso perché disse che lui aveva visto degli extraterrestri, erano scesi in un bosco e poi gli aveva dato fuoco, invece pare in fuori avesse appiccato lui, non so se per quello fare o per altre ragioni, insomma, o perché peccato, insomma. Ma comunque gli fece questo scherzo. Siccome lui si lamentava, non aveva avventure, diciamo così, ludibrie, presero un ragazzo che era arrivato da poco a fare il cameriere in un ristorante frequentato da Lotti e lo vestirono da donna. E poi gli dettero l'incarico di fare delle moine. Ne so, un fronti per fargli capire era. Dopodiché il ragazzo ha detto un appuntamento a questo Lotti, Lotti ci andò,
all'appuntamento, rimase fermo 3-4 ore a aspettare questa ragazza, che non era una ragazza che non venne, ovviamente. Dopodiché lui tornò al ristorante, gli fece vedere il ragazzo come l'era, e lo presero e gli fece il lettero, la paia, come si dice da noi in Toscana, ecco. Era un tipo così, insomma, un tipo fra l'altro che quando lo beccano per farsi dargli delle cose, lui non può sapere, perché sta accidente lui, del mostro di Firenze, degli omicidi. Lui non ha più nemmeno una casa. Ha esaurito il suo lavoro presso una cava di cemento, non so dire cosa, dove lui dormiva in una casa che gli aveva fornito il padrone di casa, il padrone della cava, un casale abbandonato di campagna, pieno di stanze, anche di una cantina e tutto il resto, che non è mai stato perquisito. Questa è la cosa più indicativa. Il fatto che l'otto è tutta una fandonia, è tutta una costruzione. Nessuno si è mai sognato di perquisire il posto dove dormiva Estolotti, prima che si interrompesse il suo rapporto di lavoro con questo padrone della cava, e lui finisse a dormire insieme a degli extracomunitari presso un'abitazione che gli forniva il prete del villaggio. Eccoci. Uno così, sbandato, che non ha più un lavoro, tutto a un tratto gli danno soldi. Si sceglie lui il ristorante dove andare. Lo vanno a prendere a casa, lo scarrozzano in macchina, di là. Insomma, lui finalmente nella sua vita si trovava al centro dell'universo. Gli promettono l'assoluta immunità. A torto, vero? Perché poi lo mise in galera, vero? C'è morto in galera, poveraccio. E dice che prima di morire voleva parlare con qualcuno e voleva parlare col suo avvocato. Lasciamo perdere l'avvocato su, meglio non parlarne perché se no mi mettono nei guai. Ecco, e insomma, Lotti era questo. Lui era convinto di andare a galera. Mi ricordo io quando parlavo, gli dissi, Lotti non creda, perché poi alla fine ce l'ho messo in galera, non se ne era fatto nemmeno un giorno fino a quel momento. E lui, capito, niente, era lì un pezzo di carne che non sapeva nemmeno parlare, non ce l'avessi fatto fare un discorso compiuto, era una cosa tragica. Ecco il Lotti. E Vanni è una cosa abbastanza simile purtroppo per lui. Fascista, cioè sono fascista, ritorneremo. Era anche, come dire, tenero per certi versi. Qualche, a me ci stava quasi simpatia. No, simpatia, che è un po' lo vecchio. Poveraccio, un capiano. Lui, dopo aver preso l'ergastolo, è uscito di galera perché riusciva a tirarlo fuori di carcere, ovviamente. Per questioni di salute, insomma, lui andava a finire la vita in un pensionato qui vicino, dalle parti di Ponte a Sele, per vecchi, poco sufficienti. E lui ancora, gli ultimi giorni, quando andava a trovare, che l'altro andava a trovare, dice, ma avvocato, quando me lo fanno il processo? Ah, c'è
siamo già stati 3 gradi di giudizio. Pacciani era più consapevole di tutti. Io e Polaccio, insomma. Io ho un sospetto su Pacciani. Attenzione, è proprio un sospetto, non suffragato da quasi niente, quasi perché qualche cosina c'è. E che è questo? Che lui mostra l'abbiamo crociato. Che Pacciani, 90% era un guardone. E durante una delle sue escursioni, che a volte le faceva insieme ad un altro, siamo a vedere quest'altro, anche lui, e a volte anche da solo, la stavano seguito e minacciato da quello vero, che lui era in qualche modo riconosciuto perché forse era uno che abitava abbastanza vicino a lui. E per questo che diventa il capo espiatorio per Cianni, perché lui tra cosa c'è di attendibile in questo? Un certo memoriale di Pacciani, scritto proprio di pugno di Pacciani. Qui Pacciani dice di aver fatto un sogno, di aver sognato un uomo con i piedi lunghi, che poi è l'uomo con i piedi lunghi e lui avrebbe visto vicino alla casa della maga da cui lui andava per farsi segnare il fuoco di Sant'Antonio, il quale l'avrebbe inseguito e minacciato con una pistola. E dice di aver raccontato questo sogno a Don Cuba, Don Cubattoli, che sarebbe il, che era il cappellano della Regia. Io lo conoscevo bene Don Cubattoli, personaggio simpatico, per bene. E io, Cubattoli, ma mi ha raccontato un sogno così, faccio a me no. Ma sei sicuro? Sicurissimo, se me l'avessi raccontato me lo ricorderei. Allora, che vuol dire questo? Vuol dire che probabilmente ho sentito un sogno, ma di qualcosa di autentico. Ecco come c'entra forse Pacciani, forse, intendiamo, detto questa cosa un po', qualche lucubrazione. Può fare, capito? È possibile. Lei non ci crede a, diciamo, al coinvolgimento, cioè con Perugia, Narducci, la setta? Ma guardi, questo è uno dei pastrocchi più orrendi che ci sia mai stato in giro per procure delle repubbliche e tribunali italiani. Quando se ne parlerà più in qua, se perché più in qua, aspettando che il paese diventi un po' più normale, come diceva qualcuno. Speriamo ci si arrivi prima o poi, io non lo so, perché i segnali non sono tanto buoni. Ecco. Si dirà che è una cosa, una struseria incredibile. Alla base di tutto, sa che c'è? La signora Carlizzi, sembra impossibile, ma c'è sempre, quando c'è le cose più strane in tutta questa vicenda, c'è di mezzo questa signora che accusò Walter Chiari di essere l'omicida, non so di chi, non mi ricordo preciso, e riuscì a provocare la resumazione del cadavere, addirittura, capito? Questa è una persona, l'ho conosciuta, un personaggio incredibile. Come dire, insomma, quando si attaccava addosso con i suoi discorsi, a me, io alla fine, senta signora, ma
si vale va da ognuno, che piace. Io glielo dissi un paio di volte, una volta per telefono, una volta di persona, perché non ti lasciava più. Vabbè, insomma, fu lei a dire, ma se quello è affogato là lo sa meno. Perché in città, siccome c'era una certa vicinanza cronologica fra l'omicidio dei francesi, duplice omicidio dei francesi, e l'affogamento di sto poveraccio, diceva, ma non sa che magari questo si è ammazzato perché c'ha a che fare. Insomma, si mescolò la cattiveria e la mitomania di questa donna con una certa invidiuzza della gente di Perugia nei confronti di questo giovanotto, di belle speranze, piuttosto su. Da un punto di vista familiare e anche professionale, che però aveva sì degli atteggiamenti, la moglie insomma lo riteneva, insomma, non era abbastanza forse, chissà, molto presente in famiglia, insomma, ci fu insomma questa congiura nei confronti di questa persona. Come ho detto, era affogata. E allora di meno, perché era caduto dalla barca. Ed era caduto dalla barca perché era pieno fino a qui di un oppiaceo che gli era stato prescritto per superare la pressione. E questo è venuto fuori dai capelli quando è stato riesumato il cadavere. La professoressa Montagna, là di Perugia, l'ha certificato questo aspetto. Ma la cosa più assurda, più grave di tutte, e c'è chi l'ha visto. Cioè esiste un testimone che per trovarlo, vero? Lasciamo perdere. Era stato messo fra le parti offese. Offese da cosa? Insomma, tramite fra l'altro uno dei figli dell'avvocato Zanobini, bravissimo ragazzo, si era spulciato tutto. Lui difendeva quello di San Casciano, non mi ricordo come si chiamava quest'altro poraccio. È un pescatore del lago Trasimeno che era lì intento a mettere tofi, o se siano questi tofi non ho capito tanto bene, comunque credo fossero dei pali con allegati delle reti, no? Insomma, per prendere pesci, no? E fine arrivare da San Feliciano in questa barchina con alla guida tipo pilotina, con la guida di questo giovanotto, il quale, quando si trova a circa 100 metri da lui, spegne il motore, lascia il posto di guida e si va a sedere a poppa. Lui a questo punto lo perde di vista, per poi attimi. Dopodiché, quando riguarda la barca, vede che sulla barca non c'è più nessuno. Allora mi chiama e dice, questo è un malore che cascava nell'acqua. Per sincerarsi di questo, raggiunge la barchetta dove c'era prima Narducci. Gli gira attorno, guarda attentamente dentro, per se per caso non è caduto su i paglioli, si diceva a miei tempi. E non vede nessuno, e allora guarda nell'acqua, non trova nessuno. Poi dopo ritorna al porticciolo là, e dice, e racconta questa cosa. Tu si va adesso a trattarci di Bernarducci. E difatti, poco dopo, nella nottata, verso la mezzanotte, viene trovata la barchina in mezzo a un canneto.
senza nessun aborto, la barca eterna a luce. Dopodiché, quando il corpo è Narducci, si riempie d'acqua e il peso specifico diventa equivalente a quello dell'acqua, ecco che galleggia il corpo. Si ritrova il po corpo, ritrovando dei pescatori, lo porta sul molo, è pieno d'acqua, viene riconosciuto come Narducci da diverse persone, amici, due medici. E poi nasce questa storia del doppio cadavere, la cosa più divertente, ma più assurda del mondo. Perché il doppio cadavere? Per evitare si vedesse che questo qui era stato ucciso. Da cosa? Quando nasce questa ipotesi, e 10 anni dopo si desuma il cadavere, si vede che il cadavere è perfetto, non ha nessun segno di violenza sul corpo. Allora, che bisogno c'era di fare tutto questo racchezzo del cadavere, pescare chissà da dove, buttare nell'acqua, tirarlo fuori, rimesso in un'altra parte, insomma, via. È un'assurdità incredibile. Tant'è vero che tutte le persone che il pubblico ministero di Perugia, il dottor Mignini, voleva che fossero rinviate a giudizio, per avere nascosto il delitto, riuniti in un'associazione per delinquere a questo scopo, stare tutto assolto perché il fatto non sussista all'udienza preliminare. Prima ha detto, no, che i delitti non si sono fermati con quello, diciamo, l'ultimo che viene attribuito. Quindi questo soggetto, secondo lei, ha continuato anche dopo, magari in altre zone, a colpire? Non in altre zone, o forse anche in altre zone, ma certamente ha colpito anche dopo. Nel 1993 ci sono quattro cadaveri che aspettano ancora un nome e cognome dell'assassino. E sono quattro persone che sono tutte collegate a delitti multiforme. La Malatesta e suo figlio Mirko. Francesco Vinci e suo servo Pastore. Perché? Perché dico collegare? Perché Vinci sapeva chi era il mostro finito. Perché lo sapeva? L'ha detto lui durante il dibattimento del 1968, il delitto del 1968. Disse di aver visto la Barbara Locci in un colloquio burrascoso con una persona che la stava minacciando. Alle cascine del Riccio di Signa. Dopodiché, Vinci finisce in galera lui come mostro. Il suo avvocato chiede una perizia psichiatrica. Ti nomina come perito di parte psichiatra il professor Cabras di Firenze, emerito e grande psichiatra fiorentino, il quale l'ha detto a me questo e l'ha anche scritto da qualche parte. Prima di morire, Francesco Vinci gli disse: io so chi è il mostro. E quindi c'è già questi quattro, ma non sono i soli. C'è un medico fiorentino che è morto purtroppo da un paio di mesi, dopo aver scritto un libro intitolato Maniac. Libro non a stampa, ma a stampa di computer, che io ho, in cui gli conta a questo omicida di Firenze
non so quanti delitti, più di 30. E fra questi ci sono alcuni guardoni. Guardoni ai quali, i quali vengono uccisi con un modus operandi diverso rispetto a quello delle coppie, ma simile fra loro. Tutti uccisi a colpi di rivoltella, calibro 22, però diversa, nella macchina e data a fuoco all'automobile. Uno di questi viene ucciso in una zona di Calenzano molto vicina a dove è il delitto, vicino, no, proprio nello stesso luogo dove avviene il delitto di Calenzano, l'ultimo delitto di Calenzano. Ed è passato un suicidio, nonostante che la tanica di benzina che era servita per dar fuoco alla macchina sia stata trovata a 20 metri di distanza dalla macchina bruciata. Poi c'è l'Elisabetta Ciabani, ammazzata a Sicilia. Quella in vacanza. Amica del cuore di Una delle vittima vittime. femminile, squartata, personaggino questo, molto, molto pericoloso. È ancora in vita, secondo lei? Potrebbe. Perché penso che prima di morire una letterina a qualcuno la manderà. Anche perché insomma io se fossi a tu per tu con lui direi, ma scusi una cosa, lei ha fatto tutto questo trambusto, queste cose. E vuole la storia finisca senza che lei venga fuori, come l'autore mai trovato, questi delitti così, diciamo, perfetti per certi versi.